sarebbe bello che anche noi ci, anche il tuo impegno in particolare venisse premiato ancora di più. Ai, porca boia! C'è fatta Sì, ah? malissimo. Ti sei fatta Sì, malissimo. perché le unghie fanno Allo. male. Allora, sì, mi stavo perdendo in tristezza. Insomma, tristezza. Sarà che ho le consegne, quindi sono facile alla tristezza. Non è vero. Ma sì, sto riaspettando che la tesi venga corretta, quindi sì, tristezza. C'è lo stesso motivo per cui non sono riuscita ad andare a Bologna, non siamo riuscite a fare la live, perché io devo Io ho laurearmi. perso una mattina a fare le pilette, comunque. Perché io devo laurearmi. Quindi spero che venghino Signori, venghino. ad un altro evento. Speriamo, speriamo. Aspetta, io non Dai, la è. Magali Villeneuve Io do non sempre per scontato c'era che e la il Magali. microfono sia attaccato. Invece. Sì, è Ah, attaccato. ok. Mi sembra lui. Sì, è Beh, lui, è lui. sai. Ok. La Magali Villeneuve non c'era. Oh, non mi ricordo come si dice all'inglese, quindi lo dico sempre la francese. Magalli è all'inglese. È il cognome. Ah, non lo so il cognome. No, l'ho sentito pronunciare, però non riesco a ridirlo. Cioè, per me è alla francese, punto e basta. Ma perché non è Villeneuve in inglese? No, Sarà Villeneuve o qualcosa del gli inglesi genere. hanno dei problemi. Buonasera, Buonasera, Francesco. buonasera, buonasera. Allora, stasera stavamo. Visto che l'altra volta era stato un piccolo flop, vi siete persi la prima parte della campagna di Amonkhet. Cioè, c'eravamo io, lui e un altro follower, e basta, che è stato Premiamo. carinissimo. Esatto, è stato carinissimo. Accompagnarsi Buonasera. tutta sera. Sappiamo che qualcuno che adesso ci sta guardando e che l'altra volta non ci ha guardato era perché era impegnato, quindi a questo qualcuno non possiamo dire niente perché era un impegno social. Esatto. E stasera andiamo avanti sulla campagna di Amonkhet, quindi ci sono le ultime due ordalie, Esatto. che sono, se non ricordo male, l'ordalia, vabbè, di Azoret, l'ultima, Sì, e poi quella di e Bontu, quella di Bontu. che è quella che ha fatto Gideon l'ultima volta nella Esatto, quella storia. proprio. Oh, che bello, moriamo tutti, che gioia, moriamo È bella tutti. la scena quando arrivano finalmente davanti a Bontu. Bontu li guarda e fa: siete in troppi, ammazzatemi, essenzialmente. Cioè, È praticamente stato divertente. fa un po' Sith, tipo dovete essere cioè siete in due, ma dovete essere in uno. È una cosa così. Sì, cioè, ha deciso che sì, ci sono delle bilancine lì, mettete su dei cuori e poi potete passare alla prossima Simpatico, fase. simpatico. Vabbè, sì, alla fine te lo aspetti, mono nero, sacrificio, cose così, insomma, ti aspetti queste cosucce. Però, Viaggi. Ma insomma, cose carine. quel Pikachu là in fondo è obeso, lo Sì, è obeso, voglio. aspetta che lo prendo. Mio, 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 mio. Sì, è obeso. La storia di Bonto è stata fighissima, finalmente Gideon apre gli occhi. Quindi Eh sì. adesso E facciamo la live con il Pikachu. tu fai. Eh sì, è grassissimo. Sì, c'è. Cioè, è gigante. È Cioè, più che grosso. altro di E questo è lato, un sì, no, Deathbox, di no. per dire, così potete. Vabbè che ci siamo anche noi che in teoria facciamo. Però insomma, Sì, è un hola. Deathbox. Quindi, Ciao ciao, Montre! ciao Pikachu. Obeso. Non vedi lì da sotto che spunta. Ok. No, questo è più Com'è andato GP? Non ci siamo andati. Non ci siamo andati perché stavo correggendo la tesi e me l'hanno riconsegnata con tipo tutte le note sbagliate. Sì, dalla prima aveva capito che non sapevo scriverle, però me le ha segnate tutte. È stato un momento di panico. Alcune me le ha anche corrette lui perché ha un buon cuore. E anche l'introduzione e la conclusione e anche altri pezzettini, quindi no, ci siamo andati per quello, perché io sto cercando di laurearmi. Comunque, Monte, devo. Ho Lascia delle cose da darti. stare. Ma non vedo. È troppo grasso. Insomma, Niente. Ma Magali non magari c'era non c'era comunque. comunque perché Aveva aveva tirato pacco all'ultimo. esatto, due o Prima il tre giorni. dovere e poi Magic. Va bene così. Cioè, più che altro perché mi sarebbe tanto piaciuto andarci, ma ho la consegna tra poco e mi ero dimenticata di calcolare i tempi di stampa. Quindi
cioè tipo che io devo andare a stamparla la Prima o tesi in poi, sì, copisteria, può quindi essere. se la consegna è un giorno, devo almeno calcolare di finirla 4 giorni prima perché sono un po' pigri. Devo andare là e farmela stampare, vedere, prima passare un giorno in ansia perché magari ho sbagliato qualcosa tra confronto e Vabbè, sfizio. no, quello di solito lo fanno già. No, io che faccio errori ortografici nel confronto e Ci sfizio. vediamo domani, Monte Perfetto. Ma vai via adesso, no? O sì? Ma no, fisicamente vi Eh no, vedete beh, domani. domani ok. Ti aro alla Lega. Vediamo. Intanto farei il mazzo mille ancora. Ok. No, non riesco, non ho trovato le carte giuste. Ho un rosso-blu. Così, ti spoilerò anche cosa, però Vabbè, non si. non ti dico altro. Boh, direi di partire. Sì, direi anch'io. Diciamo di sì. Allora, aspetta. Andiamo in modalità gameplay. No, no, noi il. Ma ne manca due bus che finiscono chissà. Noi giochiamo soltanto la campagna perché non ci non ho in, non, per ora non ho incentivi a starci dietro come tipo Hearthstone, per esempio. Quindi Quindi preferi, siamo diciamo, ho poveri. preferito Hearthstone a Magic Duels, purtroppo. Però io sono confidente in quello che in teoria presenteranno alle 3. Perché in teoria la Wizard sarà come avrà un suo panel alle 3, che per chi non lo sapesse è una delle fiere di videogiochi più importanti. E si dice che forse presenteranno il progetto Magic Duel Next, che potrebbe essere un'idea tra un mix, cioè diciamo una metà via tra Magic Online e Magic Duels, e io lo spero vivamente perché serve un Magic Online che non sembri del 1992. Che E forse basta. è vero che è del 1900. No, perché è ancora prima di Magic. Ah, Però, insomma, che non sembri un po' datato. ok. Ma dipende sempre da quali piattaforme hanno preso. Vabbè, quando si era dagli anni 90, si è un po' datato, quasi vintage. Allora. Bontu, bontu, bontu. Bontu, Allora, andiamo avanti. Con Bontu. Ma ancora bontu. non ne so nulla di sto Magic Digital Next, ma ne sapete qualcosa di più dettagliato? E in realtà no, cioè si sa solo che è una cosa in cantiere, che è una cosa per cui hanno assoldato dei programmatori, sembra abbastanza cazzuti anche da altre compagnie videoludiche, tipo la BioWare, l'Electronic Arts, eccetera. E sembra che da alcune slide delle riunioni, quelle dei soci della Wizards, perché giustamente ogni 6 mesi penso deve dare resoconto di quello che stanno facendo agli Giusto perché, sai, azionisti, ti diamo il vile dato che denaro. la Hasbro è una multinazionale, quindi deve tenere conto di queste cose. Sembra che con questo Magic Digital Next si frapponga tra Magic Duels. Dato che Magic 2 si è pensato per i principianti, dato che non è vero Magic, tra virgolette, perché ci sono le copie delle carte che non sono tutte in 4 per, ma va in base Sì, alla è rarità, non ci strutturato in sono tutte modo le carte, è strutturato un po' differente. più semplice. E Magic Online invece è completamente l'opposto, cioè c'è tutto, c'è tutte le regole a manetta, però è un po' vecchio. E quindi secondo me loro vogliono fare questo prodotto che sia una specie di Magic Online, ma magari con meno carte. O col T2 o con non lo so, oppure partono da una espansione in poi, però e soprattutto più moderno che possa fare Leva. concorrenza a Hearthstone, perché per ora è Hearthstone e Pokémon Anche sono i due giochi di perché carte online. cioè, se uno ha appena iniziato, è difficile che si butti dentro a un gioco come Magic Online dove devi comunque comprare tutte le carte che magari hai già, devi rimetterle lì. E quindi che esteticamente non è un granché, magari uno ha giocato a due e si dice, oh, carino, carino esteticamente, va là e è una moria, una via di mezzo. E poi è molto competitivo Magic Online, dato che è Sì, è proprio vero, Magic. esatto, è Cioè, proprio e Magic. uno che inizia magari si ritrova a cioè, perderci la voglia subito. Sì, lì dipende poi. E io ho visto, per esempio, avevano fatto un
Confronto con Pokémon. Ok, Ah, questa nuova incantatura è più sexy. però Quel il Pikachu Pikachu obeso è inquietante. Va bene. lo spostiamo, però È più inquietante forse. ma E non non, voi quanto non lo vedo. vedete. Allora. E niente, quindi quello che si sa di Magic Digital Next in realtà è questo e poco altro. Allora, qua andiamo avanti. Cos'è? Allora, il tenebroso interno del monumento a Bontu fa presagire oscuri propositi. Inseguirai la gloria a discapito dei tuoi compagni? Sai bene che solo chi è pronto a sacrificare gli altri per perseguire i propri interessi otterrà il massimo encomio dalla dea dell'ambizione. Mentre altri esitano, tu non guardi in faccia a nessuno. Sebbene gli altri iniziati siano dimostrati compagni fidati, tu sei leale solo a te Cioè, questo stesso. fa tanto bolas che fa proprio paurissima. Vediamo. Allora, ha adattato Il mazzo ci intelligente. rifilano. Un verde Verde nero. nero, mazzo vero. Forte, ok. Io scendo di terzo con questa. Va a posto, io la Sì, tengo. dai. Allora, questa pianta tappata a prescindere. E Vabbè, poi avrà un lui mana avrà mono nero, nero, ma sì, dai. sicuro. Ma degli zombie, esatto. Peregrino, peregrino. Così foil. Sì, perfetto. Mi piace la curva che sta prendendo. Quello lì fa lo stesso, mi prenderò due danni. No, Sì, poi ti conviene. No, magari non ho. gioca a se Ah, stesso. esatto, non ha senso. Gioco, se gioca qualcos'altro da sparargli, ok, però non me l'ha riccato. Ho provato a buildare un mazzo pazzissimo con apato e segnalini negativi, troppo bello. No, io stavo pensando a un simpatico Abzan, perché voglio metterci un po' di cose cattive, cose Zombie. che stremano e baffoni, ma per ora è solo un sogno ad occhi aperti. Prendo un po' di danni, ma Ma non puoi metterci giù qualcosa? no, volevo giocare prima questo e poi il resto, Ah, tanto per ok. 4 danni gioco, Sì, dai. tanto il nero non ha spacco incantesimo, quindi va bene così. Lui cos'è che diceva? Quando metti un più uno su di lui rimuovi meno uno su un altro. Ok, stremare con sempre allerta vai sul Ma sicuro. quello Esatto. sì, quello era poi Ronas, sarebbe stato lì con me, cose così, però è tutto un Volare, sacrifica una creatura, vediamo. prende più uno che non fa più. Va bene. Vabbè, c'è poco da fare. Boh, è solo che a volare l'unica cosa che non mi piace. Allora, giochiamo questa perché tanto non mi cambia niente. E poi giocherei lui che ha legame vitale oppure gioco lui. No? No, gioco lui, così un 2-3 e posso parare della roba. Sì, perché è un po' più ciccio. E poi faccio anche un Un ciccino. due insetti. Vai di insettini. Perfetto. Troppo forte questo impetismo qua. Ma Quello sì. perché Ronas è arrivato a 16 euro? Almeno si è affacciato al modder, tipo in stampa di company. Non lo so, sinceramente. Se si è affacciato al modern è salito per Esatto, quello. è per quello. Cioè, basta che si annusi l'idea che entri in modern. Ah, dice no, era una domanda. Sinceramente non lo so. Beh, può essere, guarda, o decide, se è entrato in modern, o decide, oppure giusto in un mazzo, allora è per quello. Cioè, non. Perché salgono così tanto solo se viene giocato tantissimo. In T2 oppure se si affaccia inside in modern a caso. Adesso cerco Ronas in Esatto. modern. Perché se mi danno i prezzi non. Mi sta facendo un po' male con quel volante lì dopo che ammazzo subito. Gioco quello con Lifelink. Allora, Serpappardo. Vabbè, cosa me ne frega del Serpappardo contro un mazzo mono nero, scusa. Cosa mi significa? Che è carino. Ma non mi serve niente. Carino un Allora, serpappardo. gioco lui.
No, gioco lui che mi dà lifelink. Metto un segnalino su un insetto, che tanto chissene. Allora, è stato giocato in aprile un mazzo dove c'è Doronas in Modern. 4-3 a 3 mana. E lifelink, soprattutto. che faccio? Non attacco. Mi tengo la rimozione. Che fa? Ok, ci sta. No, non saprei. Vedere come fai a vederlo. Cosa, come faccio a vederlo? Io o lei che sta guardando i prezzi? Ma lui cosa sta? Perché è un 3-2 permanente? Perché si è già mangiato qualcosa? Cazzarola. Vado di te spacco. Va bene, no danno, fine. What's this? Furtivo delle fogne, no, un 2-2. Niente di... Qui basta. Non trovo informazioni adatte. Allora giocherei questo, che mette due segnalini, -1/-1. E ora li metto a lui per toglierlo a lui. Però no. Però no. O vuoi gioco 4-5? No, cioè in alcuni siti. In alcuni siti però si è stato giocato in un mazzo, ma a caso, cioè sono alcuni siti che vanno in ricerca. C'è da vedere MTG top 8. Bisogna entrare in top 8. Su MTG top 8 stai sicuro. Cioè ci sono alcuni siti che ti dicono che che è presente la creatura in un mazzo, però sono proprio scrausi come siti. Due segnalini. Tanto che lui perde o vince. Vediamo, provo a giocare questo. Gli metto su di lui. Metti di top 8. Allora, l'ultimo evento in morte. Quale ti dico? Guarda. MKM a Francoforte. Sì, direi che. Non so se. Ma no, con questi non ha senso. Con questo non ha senso. Beh, c'è Affinity. E quindi non lo gioco. Non credo lo giochi? No, non credo neanche io. Beh, io vorrei attaccare con questo al massimo. Me ne tolgo uno. Beh, no, saltiamo l'attacco. C'è un fantastico. Perché c'ho un tipo mazzo chiamato Dead Shadow. Dead Shadow, ok. In una versione non lo gioca. Volare, è tappato dopo volare, ok. Nell'altra versione non lo gioca. Mi ha giocato un po' il green player, quello verde nero. Beh sì, quello sì, ci sta. Voglio roba che mi dia segnalini. Allora gioco il sappopardo perché ho paura dei counter del nero. Tanto più. Mi ha giocata anche Liliana della Stop in side. Sì, viene giocata. Di solito vengono giocate tre del velo e una alla stop. Allora, in dredge no. Ma io tappo lui. Cazzo. Viene giocato in dredge. Cos'è Eldratron? Eh? Eldratron. Eldrazitron. Che fino. Che figo un corno. Neanche qua un Amog. È proprio il Kozilek. Doppio blocco così. Insomma, l'ultimo evento ciccione. Va bene. A GV Agro. Sì, GV Agro. Sì. GV Agro in Modern. Sì. Come sono? Però stavo guardando tipo l'ultimo evento e... Vabbè, questo gioca solo è Lantern, quindi no. Okay. No, Lantern contro direi di... No. Colorless Eldrazi, dico. Ma Colorless... No, beh, sarà Trono. Sì, Trono, sì. Devo trovare una remova? No, ma stavo guardando proprio... Ok. Sai, questa la perdo. Sì.
Vediamo gli ultimi 20 modern. Ah, sta roba. Fa anche un succhiotto. Vabbè. Ma perché? Allora, boh, io no, non attacco con tutto, devo tenermi qualcosa imparata. Sicuramente tre insettini imparata. E poi attacco con tutto. Mi interessa. Per forza di cosa, altrimenti. Che al volante devo riuscire a parargli tutto il resto. Avete visto il combo nuovo con il visir che toglie il segnalino negativo all'elfa che da... Sì. Che si giocherà anche in Melira combo, quella cosa lì. Che fa la stessa cosa di Melira alla fine. È tornato più lungo o non se n'era mai andato? Non lo so, sinceramente. Metto così. Vai. Almeno due vite le guadagno. Che si chiama Giunta. Dopo il ratto. Sto guardando inside, ma. Ah, allora vuol dire che si giocherà in T2. E poi il resto è Valakut e non credo. Il Draziagro. Forse Draziagro? Collected Band, forse. Ah, può essere, può vedere. Guarda la lista. Sto guardando tutta la lista di nell'ultimo GP con. No. No, questo qua è un coso rapido. No. Metto -1/-1 su di lui. O su un insettino. Perché poi mi torna, sì. Con lui. Vediamo, andiamo a Gri. Gerarca nobile, no? Per Paradise. Cos'è qui c'è questo toolbox? Toolbox di creature. Se gioco quella che giocherà a Court of Calling e altre cose. Ah, sembra così. Melira. Sì, penso che vedessi. Cord e Collected. Sì. Melira Company. Allora, deve morire però col volante, io non ho modi. Ma non gliel'hai provato a spaccare, scusa? No, cioè ne ho giocato un altro a Patra. Però non mi serve a niente. Ora come ora. Io mi tengo sempre dietro, faccio così. L'attacco devo usare al massimo le pare, gliele spacco le creature, almeno. Facciamo così. Ok, grazie. Il mazzo con Ronas, poi me lo mandi, perfetto. Lavinia ti manda anche un link su WhatsApp. Quanti Ronas abbiamo? Uno. Uno per ora. No, ma era per pura curiosità. Cioè, perché non è che io giochi Modern. Però era per pura curiosità di vedere, cioè penso che sia, perché se ha un torneo un po' più grande di solito quando uno gioca una creatura è per quello che sale, perché però 16 euro è anche una carta che è possibile giocata tanto in T2, perché comunque un prezzo fattibile per il T2. Sì. Anche... Ah, non attacca neanche col volante, perché secondo me rischia di morire dopo, e io invece no. No, va bene. Però non ho il farino per il volante, quindi... Lo so, ma se lo attaccavo con tutto mi sa che 10 danni lo facevo. Avevo un bloccante solo. Mi parava il 4, 2, 3, 4, 5, 7 in realtà. E la patria mi sa che la devo anche tenere lì. Sì, ti guarda anche, tutta carina. Attacco con lui. Con lui. Ciao, sei poppato. Ok, ma pian piano almeno gli faccio fuori le creature, se non vuole morire.
Mi tengo la foresta in mano per bluffare. Wow. Contro il computer serve sempre. Ragazzi, scusate, ma la tastiera che fa i capricci. Beh, non c'è, non c'è problema. C'è anche la nostra. No, ho giocato un altro volante. Mi fa un ho perso. Male. Ho perso. Hai perso. Mi faccio il soft e mi attacco col volante. Hai perso. Mannaggia. Volanti. Niente. Facciamo ricomincia. Senza... Ricominciamo. Ricominciamo. Continua. Dai, vediamo di farla. Di farla bella. Questo giro. Terre, 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 coso, coso e coso grosso. Però mi entrano tutte tappate ste terre. Mannaggia. Ti rallenta un beh, sacco. No, i primi... ho due turni per pescare o una palude o una montagna. Provi. O una foresta. Può essere peggio. Potrebbe piovere. Vediamo, più che altro perché c'è quello del 4-5 che sta forte. Ma perché devi giocare già le cose te? Perché non va bene. Giochiamo ancora questa. Dopo ancora l'incantesimo volendo. Vediamo. No, non la devo prendere per forza. Ok. Giocherò una cosa a due, giustamente. Un altro gioco, tutti i zombie. Tutti i zombie! Ecco, lo sapevo. No. Che miseria. E dopo giocherò lui, per forza. No, che poi è anche scarso. Se ti metto sul segnalino, aia. Quindi meglio se gioco il serpopardo, se non trovo. Ah, ho giocato volante. Subito. Sì, una terra, però mi serve no. Perché non ho niente che costa 4, quindi tanto vale giocare questa tappata. E il serpopardo a sto punto. E poi così a costo 5 faccio questo. Chiedono come va la Lega, visto che la fai solo tu perché io non riesco. 7 vinte, 4... non me lo ricordo. Dovrei essere tipo 3 vinte e 2 perse. Non ho avuto... domani lo farò. Tra l'altro da noi ha avuto un successo incredibile, ha finito, adesso non so, visto che ci sta seguendo, Domino, hai finito i kit, le cartoncini della Lega o ti sono rimasti ancora due? Vediamo. Cosa ho fatto? No, non so, capito. Beh, io paro, mi interessa. Sì. No, non è vero. 2, 3, sono 5. Ah, paro. Conferma. Adesso lui se lo mangia? No. Vabbè, ah no, perché altrimenti me lo lasciava in vita. Effettivamente, per un danno in più e basta. Allora, ho la removal. Ma anche un coleottero. Però la removal, quello lì me lo toglie subito. Però è meglio lui. Questo sta forte. Ha finito, li ha finiti. Finito i 29 kit in meno di una settimana. Ho già fatto richiesta per 9 kit e altri dadi. In tutta Palermo saremo una ventina. Sono tutti fissati col mod. Butto formato il mod. È il lato oscuro di Magic. Un po' come l'old school. Ma lo school poverini. No, lo school poverini, in che senso? Loro sono tipo, sono come i bambini in un parco giochi. Cioè,
Sono lì tutti insieme, li porti al parco, li fai giocare tra di loro. Sono sempre tra di loro, sono come una classe in high school. Si conoscono tra di loro, sono amici d'infanzia. C'è anche perché chi può permettersi lo school? Poca gente, quindi si conoscono già. Vabbè, Devo fare vogliamo. così e poi devo tenermi la removal. La removal. Removal. La Cioè, da un removal. lato sarebbe carino provare un formato diverso ogni tanto, solo che sì, insomma, non abbiamo. Siamo poveri in Ma canna. basta questo qui che mi fa perdere. Perché Sì. gioca Beh, a caratteri che mi fanno perdere? perché funziona col fatto che comunque dovrebbe essere una prova un po' più difficile, essendo la penultima, penso così. Vabbè, non va bene a te, ma va bene a lui. Attacca, io spero che si mangi qualcosa. Sì, l'ha fatto. Vado Sì. a vedere chi si pompa. Aspetta, prima metto un segno nuovo. Ok, quello pompato muore. Poi magari se lo mangia l'altro e quindi comunque tre danni di becco. Vabbè, almeno le colpo tutte e due. E non ho più niente da mangiarsi. Tutto. Sì, in questi casi basta. Vi Ok, adesso però non puoi e tutti attaccare. odiosi che mi stanno sulle balls. Non lo provano neanche il giocatore medio modo, schifo lo sta. Sì, è vero. Sì, lo standard è No, in perché. realtà il giocatore medio di Legacy schifo lo standard. Quello di Modern può anche essere che sappia qualcosa. Sì, perché comunque dici Modern e Standard è più facile che ci siano dei passaggi, cioè delle novità, delle carte che vengono giocate in Standard che possano poi passare al Modern. Poche, ma possono esserci. È molto più difficile che lo Standard faccia arrivare delle carte nuove in Legacy. Quindi sì, però diciamo che non è spesso non è un grande ambiente. Dipende, perché ci Cioè sono quelli che dipende. insomma sono sportivi o Cioè comunque dipende. che gli Sì, piace, a dipende. prescindere. Allora, vediamo se a 3 punti vita riesco a vincere. Io direi di no. Lui è finché gioca. Ma perché? Vabbè, sì, ma si è mangiato la sua, va bene. Basta che lo vinci. Ma se gioca 3 creature sono morte, pure il problema. Combo. Quale? Faccio questo. Poi faccio lui che ha lifelink. Ma devi attaccare questo No, pure. no, perché non ha carte in mano lui. Quindi al Ok. massimo può pescare una creatura e farmi un ciucciotto. Io faccio due insettini. Siamo 4-3 con lifelink. Quindi io spero vivamente che giochi terra. E gioca terra. Strunz. Restiamo fiduciosi del fatto che quest'anno T2 è tornato spinto dalla Wildy, per cui volenti o nolenti, anche a livello competitivo, se vuoi fare appunti e qualificarti, io so che T2 è Sealed, altrimenti passi Bella Bella Sara, esatto. Sara è il miglior gioco di Sì, su carte quello sì, ovviamente. ever. Allora, dai, anch'io vado top deck violento. Io mi faccio l'esercito di cose. Io li metto su di lui, che eventualmente può fare da removal se muore. E quindi faccio 4 scatterelli. Anche perché comunque, vabbè, oltre al fatto che c'è gente che sta ancora piangendo sulla banlist, oh mio Dio, hanno Ah, non ho bannato giocato gatto, niente. hanno bannato gatto, hanno bannato gatto, a mio parere, dato che quando c'era gatto tutti si lamentavano perché, oh mio Dio, il T2 è fermo, ci sono solo due mazzi, si piangeva. Adesso che hanno bannato gatto si piange comunque. Dovremmo smettere di piangerci, insomma. Non so da voi, ma la maggior parte dei giocatori Modern che conosco si sentono tutti dei pro convinti. È proprio questo che non riesco a sopportare. Sì, Sì, anche da noi in quello sì, realtà. sì, 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 sì. Cioè, E hanno almeno spirito competitivo quelli. davvero esagerato. Allora, quelli che abbiamo incontrato, sì, uguali. Cioè, diciamo che si comportano come se magari non so, è un evento medio, di medie Sì. dimensioni.
anche di media importanza. È vero, fai punti, ci sta, è sempre importante. Però è come se fosse, boh, la finale del Pro Tour. Si atteggiano a quel modo. Anche quando escono... A volte sono arroganti, va, dipende. Poi dipende da persona a persona, sì, perché sì, 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 cioè, però, è impossibile, cioè... che uno che gioca quel formato siano tutti così. No, però quelli che abbiamo incontrato, cioè alcuni che abbiamo incontrato sono proprio come le hai descritte. Poi ci sono dai, quelli che scialli scialli, tranquilli tranquilli, senza... Però quelli del tipo che hai appena descritto sono quelli che guardano i nuovi spoiler e cominciano a sputare merda sui nuovi spoiler. Ho vinto, cioè... bravo, ehi, bravo, bello. Intanto è inquietante uguale. Non si vede, forse. Forse. Bene, ho battuto Bontu. Allora. E pulisci la lama sulla tua gamba prima di varcare la porta dorata. Dall'altro lato i muri della recondita sala dell'udienza di Bontu brillano alla luce di metalli e pigmenti esotici. Afferri avidamente il tuo premio quando si materializza davanti a te e ammiri la superficie ricca di adorni. Hai raggiunto l'ordalia finale. Sì, sì, cioè hai ragione che ovviamente sono anche le mosche bianche, sono quelli, però effettivamente quelli che danno più fastidio non sono quelli che sono bravi tranquilli, ma aiuto, sono quelli lì. Allora, ultima cosa, nell'ordalia dello zelo dovrai affrontare il più forte degli altri iniziati in una lotta testa a testa, in pochi arriveranno così lontano e tutti quelli che ce la fanno condividono un unico obiettivo. Sarà Azoret, la dea dello zelo in persona, ad ammettere il vincitore dei prescelti. Affronti il combattimento anima e corpo con frenesia e cieca determinazione per ottenere la benevolenza di Azoret. Cioè, praticamente bisogna darsene di santa ragione, sperando che Azoret senpai notice me e quindi venga a dire tu sei più bravo di lui. La dalia di Kefnet era una cacata. Un po' sì. Me l'aspettavo un po' più... Un po' più brigoso. Cioè... Oh, finalmente il mio mazzo. Il mazzo con lui, col Minotauri, però fa schifo questa mano. Sì. Fa schifo. Questa forse la fa. Ah, questa è dai. C'è Blightning, è troppo forte. Subito. Allora giochiamo questa cosa tappata. Io mi aspettavo che o ne facesse. Perché due enigmi è pochissimo. Io pensavo almeno 4, 3 o 4, magari con l'ultimo un polino un pochino più difficile. Allora, posso giocare lui. Gioco questa. E poi vado, così mi tengo lo sparino che male non fa. Sì, anche perché può sempre servire. Andiamo avanti. Non mi ero accorto. Se mi gioca qualcosa lo sparo subito. No, non gioca niente. Ottimo. Giochiamo questa. A sto punto gioco questo che è straforte. Tre danni e scarti due carte di andare. Su, su. Ok, dei ciccioni abnormi. Bene, bene. Vai. Che perché? Non è piaciuto sapere niente, è vero. Non ha spoilerato nulla della storia di Magic con questo da lì, è vero. È vero, non ha spoilerato nulla e questo è strano perché comunque nelle altre campagne avevano almeno spoilerato qualcosina, almeno qualche dettaglio in più. E qui hanno solo spiegato un pochino qualche ambientazione delle altre rodalie o come funziona l'ultima, ma di poco. Insomma... Sarebbe stato carino vedere qualcosa in più. Davvero carino. Violenza. E comunque, devo controllare una cosa perché... Forse... La teoria Samut Planeswalker potrebbe... Essere fondata. Più fondata, però devo controllare una cosa. Allora, chissà quale... Vediamo sto coso. No.
C'era una questione che avevano messo i personaggi di Magic in Minecraft, giusto? Ah, sì. Avevano spoilerato, avevano fatto vedere dei modelli e quelli che avevo visto erano praticamente tutti planeswalker. Ora, non ricordo una cosa, devo solo controllare se erano effettivamente tutti planeswalker, perché tra quelli c'era un personaggio che non capivo cos'era e forse era la nostra Samus. Però ovviamente non riesco a trovare quello che cerco. Perché comunque tra i vari uno può dire, ah, perché è proprio lei, cioè ci sono anche il Minotauro leggendario. Lei interviene perché ha capito la verità, tra virgolette. Non sta facendo niente. Allora, qualcosa. Planeswalker. Planeswalker. Ah no, ci sono però anche una divinità. Però quello è Dovinban. Nicol Bolas. E questa è Samut. Ma sembra Sai. Ma Sai lì è qua. Ah. Gideon. Emrakul. Quindi può darsi che a Vasin ci sono creature iconiche. Mi ha giocato coso. L'unico cosplay che devo preparare è Nissa, perché devo prepararlo per Vinci. E poi non lo so, anche perché nel gruppo in cui farò parte, non so se definitivamente o parzialmente, Nissa c'è già, io sono tappabuchi in questo caso, quindi aspetto. Sperando in qualcosa che mi possa in cui mi possa trovare, non mi importa se è un maschio o una femmina, l'importante è che io possa metterlo e usarlo spesso, visto che lì tendono ad avere personaggi fissi, cosa che a me non piace, cioè l'idea di un personaggio fisso continuamente, no, cioè devo averne almeno tre e cambiare. Potevo volendo quello, ma non mi piace. No, comunque sto leggendo i messaggi Domino City e no la prima. E quindi ok la seconda. E dopo do un'occhiata alla lista. Adesso può dire. Mi ha giocato. Nel frattempo mi ha giocato la dea Margaret, e quindi non posso attaccare. Adesso ne. Devo solo sperare che lui abbia a un certo punto due carte in mano. Esatto, ma la vedo grigia. Quindi o trovo qualcosa io. O lui ti attacca. Allora dici. Intanto gioco sicuramente lui. Mi va bene così. Solo che è entrato a papo. Ma cosa puoi fare? Quindi devo aspettare un altro turno. Termina. In teoria il turno dopo io posso anche adattarmi ad attaccare con tutto. Salta. Sì. Allora, se ti ovviamente blocca... se rimane sempre lei e basta. Perché dopo libero lui. Con lui. Quindi lei è costretta a bloccare meno di questi, che sarà probabilmente un 6-6. È rimasto lì. E non può né attaccare né bloccare. Però perché magari ha degli istantanei. Mano, magari sì. Degli istantanei. Però ho trovato anche lui, prendo un più 2 più 0, quindi anche lui diventa un 4 e può attaccare pure lui. Beh, sicuramente lo gioco. Ok, che figata. Ingresso Minotauro. Allora, se lei si sveglia, lei può bloccare. Allora, ma se lancia un instant, domandone. Sì, se lancia un instant prima dei bloccanti può bloccare. Allora, bisogna calcolare anche quello. Vabbè, io ho quattro cose. Io do più 2 più 0 in rapidità a lui. Sì. Quindi è costretta. E questo lo sparo a qualcuno. Lo sparo anche tipo a lui. Giusto per non avere carte in mano, questi così diventano dei 6-6. Però penso basti anche così, perché se lui è costretto. Ma se lo spari direttamente a lei così a caso, che magari para stupidamente e muore con il 2-1. No, non può morire indistruttibile. Beh, ok, vabbè, insomma, però magari. Beh, allora io glielo sparo dopo. Sparaglielo. Così quelli che sono dei soldi. Scelgo una creatura che prende più di rapidità. Lei.
Puoi usare, sì. E quando vorresti avere due segnalini, meno uno, per sganciarli addosso. Quindi in teoria non può bloccare, per ora. Vediamo se lo fa. Ah no, non aveva neanche istantanei, quindi io... Cosa fa? Ah, fa scartare, vero, quello che fa danno. Ma sì, ma ce l'avevo un istantaneo, ma è stupido. Va bene. Vabbè che moriva lo stesso per quello. Ok, però... Però... In teoria... Ho vinto la... Ordalie. Abbiamo finito le ordalie. Vediamo se si spoilerano qualcosa. Abbiamo le carte sbloccate. Cioè, almeno una scena, tipo... E tu quasi riempi di orgoglio quando ti rendi conto di essere l'unica persona rimasta sul campo di battaglia. Ammazza che culo! Attorno a te i tuoi amici caduti vengono trascinati verso il terribile destino che li attende. Questo è il momento che hai sognato durante i tuoi lunghi anni di addestramento. Sai che noia! Hai conquistato il diritto di trionfare tra i pescelti. Il bidente di Azoret, sta cosa, il bidente è sempre un il bidet di Azoret ti perfora la testa e il petto e avverti l'impura linfa vitale della tua forma mortale che abbandona il tuo corpo. La vista si offusca mentre sprofondi nel sonno della morte e ti addentri nell'aldilà con la gloria eterna al tuo fianco. Che gioia! Questa cosa del bidente però... Non può vedere niente. Neanche la scena di Gideon che salva. Perché Tobaser, che è tipo esercitare pressione. Circolo vizioso, carino come nome. Mi piace. Basta. E che tristezza. Cioè, scopriamo una bustina. Ma sì, dai. No, la cosa triste è che il fatto... Oggetti, cosa puoi prendere? Le cover? Personaggi. Vuoi prendere le bustine? Planeswalker, leggenda. Quindi leggenda. Ma Tethered non è una leggenda, è un Planeswalker. È vero. Vabbè, è una cura. Anche lei. Avasin. Ah, per decorare il mazzo. Wow. Ma non ci gioco. Planeswalker. Ok. I guardiani. Loro. Ah, Munke. Ah, beh, sì. Ma questa non è di Amunk. Quella è della... Bustine protettive. Beh, sono quelle... Amunk Premium. Che bello! Nooo! Per te in occhio! Però non... Ok, l'idea è carina soprattutto per chi... Terra con illustrazione completa. Ah, tutte diventano... Sì, ma... Però non è abbastanza... Cioè, per chi gioca è molto magari carina questa cosa. Dai, prendiamo molto carina. Di Amunk. Gatto. Compra. Conferma. Ok. Devo spostarlo subito. Apri. Che la sfiga sia con noi. Ma sempre solo rare rosse, eh? Sempre rare rosse. Anche in Magic Duels. Le rare rosse ci perseguitano, in particolare la manticola. E niente, questa era la campagna di Amonkhet. Adesso direi che esco. Tanto, sono sicuro? Sì. Sì, siamo sicuri. Ciao Gedeone. Succedono cose. Paura. Ah, qua mi dice che mi ha registrato tutto. Va bene. Ci sto. Qua torniamo. Oh, giganti. Sì, effettivamente sta maglia. Ricordo. Mia nonna mi ha guardato e mi ha detto... Ah, è finita così. Sì. Quella maglia sembra che tu, che sia tutta sbambolenta, non ti puoi cambiare. Ma non è nuova, è fatta così. Ma mia nonna è un po', insomma, ha i suoi gusti. Niente, sì, si è finita così, un po' male. Molto triste, cioè, allora, triste fino a un certo punto, molto triste, però forse c'era proprio il rischio che spoilerasse qualcosa. Sì, secondo me, esatto, non volevano spoilerare della storia, allora no. Anche perché dice che... E dicevano così. Che dopo poco sarebbe arrivato Bolas. E poi se non si sa bene chi è il Planeswalker, anche se io punto su Samut, forse non si sa, cioè, ma allora quello che ha liberato Gideon muore o non muore, com'è, come non è, anche perché se la scena in cui salva
qualcuno, forse nel momento della Esatto. sua ordalia non viene scelto Gideon, ma viene scelto l'altro alla fine dell'ordalia, perché Gideon sta facendo le gare ordalie. No, adesso è andato via dall'ordalia. E però magari va all'ultimo ordalia e salva Per per salvare, salvarlo. certo, quello può essere. E quindi, cioè, spoileravo un po' troppo la storia avanti senza sapere magari cosa c'era di mezzo. Poi sai, secondo me, se io fossi un dio che ha come compito di uccidere per arrivare alla gloria eterna e la persona davanti a me è un pirlone e mi si mettesse in mezzo, cioè io mi incazzerei di brutto. E anche Abbastanza. quello dietro che voleva morire si Esatto. incazzerebbe di brutto. Quindi io Soprattutto. direi che Gideon sta fermo, giù le mani, Gideon. Adesso bisogna vedere che cosa decideranno di fare. Io qua ho delle carte. Sì, hai delle carte. Ah, le cose che ho tolto da Meryn. Aiuto. Quindi questa era la storia, era così, le prime ordalie, quella di Capnet era un po' troppo semplice, le altre abbiamo avuto un Erano problema su quella normali. di Ronas, che a un certo punto non aveva carte in mano ma ha giocato 5 creature. Sì, C'è stato un esatto, piccolo bug. non abbiamo capito bene cosa era Cioè, non successo. sapevamo se il bug stava nella quantità di carte in mano o nel fatto che non le avesse ma le giocasse E giocasse comunque. tipo dal Una cimitero. cosa così, perché erano appena morte effettivamente. Quella è la cosa Quindi strana. bughetti a caso, però insomma niente di particolare. E basta. Niente, domani giochiamo. Ah, ma se Suamoc quando muore rinasce zombie, le divinità oltre le 5 conosciamo che siano divinità zombie. Suave of Devastation. Potrebbero. Dipende se sono soggette alla zombificazione e soprattutto se sono morte. Sì, perché alla fine noi sappiamo che sono scomparse, morte, non si sa bene cosa è successo. E perché poi la memoria delle altre 5 è stata modificata, quindi potrebbero anche essere vive e chiuse tipo Hellvolt da qualche parte. Anche perché se Sorin è riuscito a creare l'Hellvolt, lì si sono stati rinchiusi un angelo e un demone che erano praticamente soprattutto Avast e non divinità, è facile che Bolas possa fare la. O comunque Ugin è riuscito a chiudere gli Eldrazi con gli Edri. Non credo che Bolas, con tutte queste corna sparse in giro, non possa metterci una specie di Esatto. rete di Edri. La rete di Rete di corna di corna. Poi, Bolas. quali colori possono avere queste cinque divinità? Quello è difficile. Sicuramente Le la. tre. Le tre divinità, sì. La teoria che siano gli Eldrazi penso sia morta nel momento stesso in cui è stata finita Sì, di pronunciare penso la di sì. frase, anche perché è improbabile. Non Però so. non ci avevo pensato Sì, che io sono l'ho già proprio letta, è tre. la prima cosa che ho letto. Ma sono tre, quindi sono gli Eldrazi. I tre titani sono No. corrotte le divinità. Però No. no, perché comunque non sono così potenti le Esatto. altre cinque. Altrimenti non si sarebbero fatti controllare. Giusto. Quindi potrebbero avere dei tricolor, come potrebbero avere dei Magari non li bicolor, vedremo o mai. non le vedremo mai, tipo la quarta Esatto, sorella Angelo, maledetti. Cioè, ci hanno maledetti. fatto una storia su e non Non l'hanno mai praticamente e esportata. non l'hanno. Magari compare in qualche Commander. commander o cose Visto che i prossimi supplementari. commander sono tribali, ci Tribale sarà il commander Angelo, Angelo. giusto? Angelo bianco-nero. Bianco-nero Angelo. Con. No, ma. Avevano detto come si chiamava, No, no? no, la quarta sorella. Non Era la sappiamo quarta neanche se era sorella. bianconera. Sì, era l'unica che mancava. E vabbè, Era ma. l'unico Sì, cioè, bicolor che mancava. l'idea era quella. Però. Si sa, non si sa. Cioè, ma. I miei colleghi non possono andare No, è presto. a letto. Beh, mi rompono Per le loro scatole. non lo so. Ma quanto risale l'ultima apparizione di Bolas? Beh, su Amonkhet si parlava. Cos'era? Una Tipo di decina, vent'anni prima. ventina, decina d'anni, cioè una ventina d'anni. Poi sappiamo che dopo ha fatto viaggi avanti e indietro di vari piani. L'ultima volta in cui si è visto esplicitamente nella storia è stato su Alara. Vale, Nella storia attuale sì, perché sì. poi era stato su Tarkir, Chi era non nel nel passato, in passato? Fate Reforged. Anche perché si parla del fatto che comunque sembra che abbia tipo sterminato gran parte della popolazione e abbia modificato la memoria alle divinità facendo crescere nuove generazioni di giovani guerrieri. Ma Ovin che sta a fa? Io spero che compaia almeno qua che c'è Nicol Bolas. Dato che Ugin, a parte rivivere, non è che ha fatto No. tutta sta gran utilità.
No, anche perché, cioè, allora, se, a mio parere Ughine è un po' quello che dici, sei utile come qualcosa di poco utile, anche perché l'abbiamo visto che ha creato la rete di Eden. Ma adesso, Sorin, Nairi, aiutatemi, però ho già scelto il piano, scegliamo Zendikar, disastro. Studiamo gli Eldrazi al posto di cercare di distruggerli. Benissimo. Liberano gli Eldrazi e lui intanto è morto. Chissà cosa fa. Cioè, forse il motivo per cui è stato ucciso a suo tempo era un motivo serio, nel senso, o aveva fatto una scoperta particolare, oppure era un'effettiva minaccia per Bolas perché aveva scoperto il suo piano, perché alla Esatto. fine sono gli unici due che hanno il potere o la possibilità di distruggersi a vicenda. Quindi non lo so. Ora come ora, Ugin è da non si sa bene dove adesso, cos'è ancora su Tarkir? No, era Su su Zendikar, Zendikar e poi non si però non ha fatto sa. niente su Zendikar. Esatto, non si sa dove è andato dopo. Cioè alla fine e non so se adesso tipo torna su Tarkir per fare qualcosa, perché alla fine su Tarkir il suo ritorno ha solo devastato il piano. Io sono convinta che il destino non sia stato riforgiato. Anna Fenza è Sì, ma morta per. perché. Vabbè, è tipo Quella è. Sì, è omissione. una tua È una mia illusione. omissione. E quindi sì, in questo momento, cioè, cavoli, il tuo nemico giurato torna. Forse più potente che mai, perché sembra che stia preparando sto piano da 20 anni. Emo. Forse è il momento di farsi vedere. Anche perché la storia di Tarkir cos'era? 1200 anni prima? Una cosa Sì, del una roba del genere. genere. Quindi forse non era da 1200 anni che preparava sto piano. Però era da 1200 anni che non era un bravo ragazzo. Magari è il caso di prenderlo un po' a Ma calci non penso lo maestere. sia mai stato un Sì, su quello bravo ragazzo. sì. Quindi sì, penso che sia. Cioè, se dobbiamo fare un totto planeswalker che appaiono, non tanto un totto carta del planeswalker, sicuramente Ugin a livello di trama deve apparire, Infatti lo voglio su anche ad affrontare Bolas insieme agli altri, magari lo va a chiamare a Gianni, ma Gianni non sa neanche allora intero della sua esistenza. sì che Gianni è la chiave. Perché? A Gianni conosce Narset, Narset conosce Ugin. Narset conosce Ugin. Sì, per la questione della nuova storia. Lui a lei ha letto i libri Ah, antichi è vero. di quando il grande Khan, Sarkhan, è andato da Yasova e hanno rifatto tornare, cioè hanno salvato Sì, lo sì, spirito sì. drago. E per quello che lei è stata cacciata. Sì. Quindi sì, la chiave sarebbe in Narset. In realtà io, se fossi in Narset, tornerei sul mio piano, terrei un paio di ceffoni così solo perché glielo viene detto a Sarkhan e poi Esatto. tornerei. Tipo via qua. Com'è? Allora anche Sarkhan Anche potrebbe Sarkhan, sì. apparire. A Gianni viene fatto il Kaladesh da appuntamento al punto di ritrovo insieme ai PV. Anche perché c'è il team. Ci sarebbe il team Narset, Tamiyo, Ajani. E visto che Tamiyo abbiamo visto già che non entrerà nei Guardiani perché ha deciso lei che no, quella non è la sua strada, è facile che possa arrivare Narset. Anche perché manca come coppia di giuramento. Cioè il giuramento di Narset Ah, ci aiuterebbe può magari come stare. colori. O comunque a livello di trama, cioè tutti i Planeswalker che hanno un conto in sospeso con Bolas e in quel punto, cioè, quel punto arriveranno. Ovvio che poi Bolas, non so, tipo lancerà una nuvola stile ninja e poi se Esatto, ne e poi sparirà. andrà Dopo perché è aver improbabile, spiegato il suo piano malvagio. ovviamente, è improbabile che venga sconfitto perché diciamo Perché è che è Bolas. Bolas. Però insomma, un'idea tipo grande adunanza di Planeswalker dove arrivano tutti quelli così sappiamo chi è vivo, chi è morto e tutti quelli magari a cui anche Bolas ha rovinato la vita, ci sta. Esper bianconera, Deve ma trovare il modo di uscire. Secondo devono me andare a Teros. torneremo a Teros, può darsi che ci torneremo anche con un prodotto secondario. Cioè Beh, tipo. però se rivivono Elspeth, secondo me fa un po' parte della storia principale, Sì, in quello sì, teoria, però è quindi. facile che c'entri con ciò che Jace ha visto quando è stato entrato in contatto con Emeria, che ha visto Gideon con Erebos. Sì.
forse c'entra con quella questione. Cioè, prima o poi Gideon dovrà tornare sui suoi passi perché si vede già da Amonkhet che ha dei conti in sospeso con le sue divinità enormi. Quindi forse per trovare se stesso, anche perché continuano a chiamarlo Kiteon, Sì, Kiteon, sì. Kiteon, che palle, Kiteon, è facile che davvero tornino su Teros. Come? Non lo so. Che senso come? È perché Teros diciamo che è un po' alla Kamigawa. Cioè, nel senso, è su quel piano che è stato bello esteticamente, ma non è No, andato troppo no, bene. in realtà è andato bene dal punto di vista commerciale, quindi possono tornarci. Invece Kamigawa non era andato bene dal punto di vista Perché alla commerciale. fine sì, Teros è stato, magari non è stato il piano che ha dato più al Cioè, ci si tutto. aspettava di più, ci si aspettava molto di più, in realtà. Adesso magari col fatto che non hanno. Allora, il passato di Gideon, a grandi linee, è stato che Gideon nasce su Teros con il nome di Kition Yora, e su Teros lui è un gruppo di Si viveva ragazzi. nel. Perché era uno. Viveva Meletis, Sì, ma era ma uno. era uno, non era di Meletis, era di un'altra. Era di un, non mi ricordo delle campagne, tipo, viveva tipo in un ghetto. Che buste volete? E praticamente lui era, cioè con un gruppo di ragazzi hanno creato una specie di banda ed era stato Sì. quindi arrestato perché anche se erano stile Robin Hood non è che andassero Esatto, erano propriamente comunque contro la bene, erano legge. contro la legge. In prigione incontra il suo mentore, che non mi ricordo il nome in Neanche questo io me ne ricordo come si momento, chiama. e che gli insegna a Mentos. Mentos, potrebbe Sì. essere, ci No, sta. non lo so, però era bello. Mentos, che gli insegna a combattere e a essere un Ixius si Ixius, chiamava, sì, mi e sa. a essere un uomo d'onore. Nel fuoco purificatore si racconta, però questo ovviamente non è più canon, però era Beh, bellissimo. ma poi a Teros Aspetta, che viene. Ixius gli Ah, abbia ok. insegnato, il suo mentore, al tempo non aveva ancora nome, gli abbia insegnato a viaggiare per i piani, cioè Ah, lui gli ok. abbia insegnato come prepararsi, quindi è improbabile cioè, perché il maestro del suo maestro era un planeswalker, però questa è un'aggiunta che non si sa più se è canonica o no. Gli ha dato gli irregolari di Kition. Sì, erano quelli che erano usciti in Magic Origins. Lui faceva parte degli irregolari, viene arrestato, Ixios gli insegna a essere un uomo onorevole, diventa capo della Sì, prigione. diventa. Sì, cioè fa parte poi del corpo delle guardie della città. E poi a quel punto, scusa, cioè a un certo punto si ritrova a essere un po' come Elspeth con la lancia di. No, dovevano andare a fare una quest Sì. a sconfiggere Un che Illyrio, avevano. Era stata forse. la città era stata attaccata dalle arpie. Sì. E dovevano andare alla fonte delle arpie per uccidere il nido, tipo, se non sbaglio, però Sì, non me lo dovevamo ricordo bene. ripassarla anche perché Gideon è Non bello me lo ricordo tanto, bene. però è bello, ma deve stare in Ed era silenzio. stato però. No, no, era stato scelto da Eliod per andare a Esatto, fare una c'entra quest. sempre Che era, mi sembra, recuperare Eliod. Può la darsi. lancia o. Comunque. La città raggruppa un gruppo di eroi perché su Teros funziona così, Così, cioè nel senso a loro su quest. Amon che ci sono le ordalie, su Teros devono andare a fare le quest, tipo le fatiche di Ercole. E, recuperano la lancia Ma perché Eliod c'era una quest contro, tra virgolette, Erebos. Gideon fa il Gideon figone. arriva a Erebos quando stavano per arrivare in Sì. città. Che cerca di colpirli con la frusta, se non Sì, sbaglio. no, no, Erebos, se non sbaglio dall'immagine, tipo Gideon lancia la lancia credendo di No, riuscire a c'era il titano di sconfiggerlo. Erebos che li stava inseguendo. Poi lo Esatto. sconfiggono. Dicono Arriva Erebos perché ha detto: cazzo, mi avete ucciso il ucciso il titano. titano. E Gideon vede Erebos, vuole fare il figo. Prende la lancia di Elio della lancia, E Erebus con la giustamente. frusta la ridiriziona indietro. Esatto. E colpisce, uccide tutti i suoi Sì, amici perché tranne la lui. lancia fa tipo un'esplosione quando colpisce. Ovviamente Gideon, conosciamo il suo potere che è l'indistruttibilità, Cioè, lui praticamente rimane la illeso. carta. C'era una carta che era una mezza bratta, praticamente distruggevi parte. Sceglievi, tu Esatto. sceglievi una cosa per Quella era la tipo, scena. esatto, e Gideon sopravvive, ma poi si rende conto che quello che ha fatto ha ucciso tutti i suoi amici, che Quindi erano gli se ne va irregolari. via,
se ne va su Bant. E la da lì la disperazione, sì, la disperazione. Gli fa accendere la scintilla e si ritrova su Bant, dove non sanno pronunciare il esatto. suo nome. Grazie, tragica arroganza, proprio esatto. quello. Su Bant rinasce, inizia la tra virgolette. Sua, cioè anche qui lui va avanti di quest in quest, di piano in piano, praticamente cercando di trovare la giustizia, di trovare un qualcosa in più, di portare pace, perché vediamo è su Bant dove ci sono comunque queste guerre, ma per cercare una i pace, sigilli, per avere l'onore, i sigilli, e va su Ravnica e va coi Boros, ma dai Boros è andato perché vuole imparare un modo per tornare per sconfiggere gli Eldrazi. Cioè alla fine lui è proprio un paladino puro. E questo essere un paladino, secondo me, è proprio perché la prima volta che è stato arrogante ha perso tutto, e quindi adesso vuole salvare il più possibile, più persone possibile. Per questo è come se avesse un conto in sospeso con se stesso, con gli dèi che l'hanno manipolato, per cui va via anche da Teros, no, e ha un problema con queste con le divinità, e prima o poi dovrà tornare. Cioè ipotizzo che prima o poi tornino, come hanno fatto con Chandra e Kaladesh, che ritornino su ogni piano di ogni origine. Guardiano. Anche perché Vryn non l'abbiamo mai visto, quindi non sarebbe un ritorno. Vuole rimediare, infatti sì, Bonto glielo fa capire. Cioè praticamente lui continua a dire, cioè tutti gli dicono che lui è un, cioè lui vuole, praticamente ogni sua missione è una missione suicida. E lui vuole salvare il più possibile più persone, ma non sempre è possibile, e questo è ovviamente Bantu con la questione del sacrificio, con la questione dell'essere il migliore, sì, di devi non guardare in guardare faccia in faccia nessuno, è proprio l'opposto di Gideon. E quindi prima o poi si tornerà anche su Dominaria. Eh sì, per dai, Liliana. Cavolo. Poi al 25esimo anniversario di Magic non posso non fare un'edizione che torna su Dominaria, cavolo. E vedremo Vryn, finalmente. Perché Zendikar siamo già tornati. Sì. L'unico piano che non abbiamo ancora visto è Vryn, quindi penso che prima di tornare a Theros potrebbero farci vedere. Adesso c'è sto Ixalan. Io spero che poi facciano un ritorno, in realtà, perché comunque è 3 volte di fila che fanno piani nuovi. Ci potrebbe, non credo un terzo ritorno né a Myrrodin né a Innistrad, così no vicini. No, Innistrad è troppo vicino. Ravnica, cioè è papabile. Ma il fatto è che comunque Oteros, Ravnica ogni tanto la vediamo e sembra che tutto sia tranquillo. Però comunque essendo il fatto che ci sono le gilde, che è comunque una città, che è una metropoli, sì. Nel senso, a livello di storia ci possono mettere dentro quello che vogliono. È un po' il jolly, secondo me. Forse torniamo già tipo a Theros. Però è sempre se presto. MKM hanno caricato roba di Ixalan, sarebbe il blocco dopo Amon, che esatto. Sì. Hanno in teoria hanno solo spoilerato il nome. Basta Ravnica, 3 ritorni, no, please. Cioè, Lorwyn potrebbe essere carino, un buon ritorno a Lorwyn. Dove spiegano cos'è la Luminaria. Un ritorno, cioè alla fine non forse sono difficili dove ci siamo già stati 2 volte, quindi Myrrodin, perché anche se Nuova Firenze e Athlazan non si sa. Allora, come perché avevano detto che non, allora Amonkhet e Hour of Devastation era probabile che fossero già i bozzetti finali delle buste. Mentre Athlazan poteva anche essere che si fossero inventati i nomi e tutto. Allora, guardando per esempio Plain Chase, che siamo messi a guardare le arti di Plain Chase, c'è un piano che ha chiamato Mongstein, che l'avevamo visto. Mongseng, sì. Quel piano aveva quel nome, ma adesso ufficialmente era Tarkir. Quello ah, era sì? Il nome principale, primo di Tarkir, che adesso... Quindi, ma sei andata a cercare? Sì, ah, okay. Ho frugato oggi quando ho caricato l'arte su Instagram. Perché quindi era Mongseng, poi avevano registrato Warlords of tipo Kanar, che era doveva essere Tarkir. E adesso è diventato Tarkir, quindi è plausibile che Athlazan sia un nome che loro chiamano un piano che magari poi noi vedremo con un altro nome. Quindi può essere lo stesso Ixalan, che il suo nome originale per loro era Athlazan. Cioè magari l'idea davvero
è sullo stile Atlantide, però hanno Su scelto stile Maya sembrava più Maya un un po' po' con i Centro America. Merfolk. Perché comunque è un piano nuovo, è un'idea carina, però può anche darsi che non sia il prossimo, ma dato che lo chiamavano Atrazan, magari non sia Ixalan, ma sia un piano dopo un ritorno, perché si hanno questa mania, soprattutto tutti i piani di Plane Chase potrebbero nascondere con un nome diverso un piano futuro, Esatto. perché comunque su Plane Chase c'era già Vryn. Sì. E altri piani poi hanno assunto, in come questo qua ha assunto un altro nome, è diventato Tarkir. Quindi poi Khaldheim appare in un gioco, appare lì, ma non è ancora apparso. Cioè, ci sono un sacco di Esatto. piani che Sono stati nominati si e potrebbe basta. tornare andare finalmente su Shandalar. Shandala, è vero. Cioè, così, perché di Shandalar ormai abbiamo tutto, sappiamo tutto. Ma non c'è stata ancora un'edizione su Shandalar. E sarebbe carina, molto verde, molto agro. Ci starebbe col Col meta, con il fatto che il fatto. verde non ci sia No, adesso che fa più. tanto. Dicono che Shandalar è ambito perché ha una quantità esorbitante di mana, Esatto, che però cioè. è proprio come quantità e non è come Zendikar che è selvaggio. Siete No, che un'enciclopedia. siamo fissati. Cioè, io sono È che pesantemente ci. fissata. Cioè. Una cosa che mio padre mi ha sempre detto è: come fai a imparare queste cose così velocemente? Shandala Il sarebbe. piano di Sì, Garruk il è il piano piano del originale velo. di Garruk, del velo, che compariva anche nelle storie di Ice Sì, Age, per dire, cioè, quindi è proprio mio un. padre mi diceva sempre: come fai a imparare questi nomi difficili e poi mi prendi 5 in fisica? Perché fisica non mi piace, quindi non Esatto. riesco a studiarla. C'è una fonte dove scrivono la storia dei piani principali e la vita dei Allora, Planeswalker. sulla pagina della Wizard c'è, cioè ci sono Le pagine le dei pagine dei Planeswalker e dei Planeswalker e piani. degli ultimi piani, Sì, non tutti. cioè tipo Alara c'è, da Alara in poi e con alcune parti Dominaria c'è, poi ci sono le wiki dove se cerchi piani e personaggi anche ce n'è quella italiana che hanno tradotto dall'inglese che è abbastanza buona. E poi se spulci in metagame.it c'è chi si sta occupando C'è la c'è la rubrica rubrica che è storia, Magic Historica. che il nostro sommo pontefice del Mana Nero di Innistrad scrive con tanto amore. Esatto. E lì c'è proprio, lì va proprio in ordine cronologico. No, non Non sempre, però va per sempre. archi narrativi delle storie Cioè, proprio. diciamo che sul sito della Wizard stanno mettendo le cose nuove, perché da quando si sono un po' interessati alla storia e soprattutto poi hanno ripreso alcuni piani con alcune informazioni magari che sono state toccate anche di nuovo, tipo Dominaria è stata ripresa, ma perché hanno inserito personaggi di Per Dominaria. esempio, dominare la storia di Gilda Ravnica, diciamo che seguo Magic Story solo da Tarkir in poi, quindi tutto quello che c'è prima non lo conosco. È da Tarkir, diciamo, cioè è tutto documentato, bene Sì. o Quindi da Tarkir in poi è quello che è facile da trovare sul sito anche della Wizard. Tornando indietro, devi fare delle ricerche su Google. Se vuoi informazioni proprio scarne, ti leggi le wiki. Per delle storie vere e proprie è difficile trovarle, bisogna tornare indietro o negli archivi della Wizard solo in inglese, oppure sperare di trovare delle traduzioni. Questo Magic Historia è abbastanza buono perché ha un po' di tutto. Oppure entra in Innistrad e ti danno gli E ci elenchi. sono esatto È i un gruppo post. su Facebook, si chiama Innistrad, e lì sono bravi, bravi, bravi. Cioè c'è Francesco che è tanto, tanto bravo. Adesso io per gli articoli che traducevo il venerdì volevo alternare anche uno della storia. Però magari in Adesso modo un po' più. però è Cioè, cioè proprio le storie quelle che uscivano sul forse sito, però sono un quindi pochino più facili da trovare. Allora, la nuova Ravnica sicuro, Return to Ravnica. Sì. Mirrodin e Scars of Mirrodin sicuro. Innistrad, Innistrad, sì. c'è tutto, Innistrad Si c'è tutta. chiama, cerchi su Facebook, cerchi Innistrad, è un gruppo privato, è un gruppo Sì, ti devi, è chiuso. un gruppo chiuso, ti E come iscrivi. simbolino un teschietto. E chiedi l'iscrizione e poi qualcuno sicuramente ti farà entrare. E lì poi puoi E entrare. da lì c'è un archivio
Cioè, proprio ci sarebbe archivio di Inistrad, ma tu puoi chiedere, mi interesserebbe la storia di un determinato piano, piano o di una linea personaggio. temporale, di un personaggio, di quello che vuoi, e c'è una buona anima che ti risponde e ti linka un sacco di roba. Oppure devi spulciare negli archivi della Wizard e aver voglia di leggere tanta roba in inglese, perché fino a un po' di tempo fa non traducevano, cioè traducevano il minimo indispensabile. No, non traducevano proprio. Cioè, Era prima storia. di no, da Conspiracy 1 hanno iniziato a tradurre la storia e qualche articolo. Adesso pian piano sembra che stiano. Ma no, in realtà no, è sempre la storia e qualche Sì, articolo. E gli annunci. Prima invece no, gli annunci no. Gli annunci importanti non li traducevano, mentre anche adesso sì. perché si sono resi conto che non tutti, cioè diciamo che l'idea è se tu traduci le carte in una lingua, le carte possono essere fruibili da tutti quelli che parlano magari italiano, però tutti quelli che parlano italiano non sai se sanno leggere in inglese e soprattutto non un inglese da scuola elementare, perché ci sono anche dei modi di dire, cioè un po', sono delle frasi che io devo leggere due volte, anche perché io non sono molto brava e lui quello bravo, però poi capisco il senso. Però c'è chi magari fa fatica in una frase a capire il senso, e magari la frase chiave. Sono resi conto che forse se puntano tanto sulla storia è meglio renderla leggibile a tutti. Sì. Giusto perché ci state, cioè la Wizard sta puntando a questo, perché la storia ovviamente è la parte più, cioè chi magari non gioca competitivo, però entra nel mondo di Magic anche per la storia. E anche con i nuovi, cioè tutti questi personaggi molto diversi aiutano un sacco a rendere partecipi le persone. Quindi sì, ci può fare, quindi speriamo che Ixalan Mucolitico sia bello. L'unica informazione che abbiamo è che secondo il nostro adorato Ryan è più Sì. bello di A lui Ahonk. piace di più l'estetica di Ixalan rispetto a quella di E Amokret. i suoi piani preferiti sono Innistrad e Tarkir, per cui non ci dice niente di nuovo. Esatto. Anche perché sono così opposti che non possiamo, cioè, Sì, non si assomigliano non si neanche un po'. assomigliano. L'unica cosa che speriamo, io spero sia davvero Atla Azzan, sia Ixalan, solo perché comunque è bellina Idea. come idea, sì. Sì, insomma. Ah, sono curioso. No, io penso per chi gioca standard costantemente per forza di cose interessi anche alla storia. Io lo adoro. Sì, ma molti. Infatti, quando diciamo, quando tiriamo fuori la storia è quando la gente si interessa di più, per dire, nonostante sembra che tutti vogliano giocare super pompato e così, alla fine la storia è la cosa che tira un po' Anche, di cioè, più. è proprio una questione anche comunque di impatto, cioè tu giochi con delle carte, queste carte hanno delle illustrazioni, dei nomi, dei personaggi, dei flavor test, e è la storia che le collega, è la storia che ti fa capire perché lì succede proprio quello. Cioè, a un certo punto quando leggi la storia magari comprendi il flavor, comprendi perché è proprio così quell'illustrazione. Esatto. E anche perché è proprio così quell'abilità, perché comunque, cioè, Sì. semplicemente l'abilità stessa di la meccanica fa parte della storia. E Esatto. Cercano di rendere un aspetto della storia nel quindi, gioco. soprattutto in questo momento, da Origins in poi, in cui è proprio forte il legame tra storia e già con Tarkir, però da Origins in poi sì. Avete visto sulla pagina ufficiale FB di mettendo il PDF della guida del giocatore in italiano? Ah sì, l'ho visto oggi mentre ero in ufficio. No, non Hanno l'ho tradotto in vista, italiano. però sì, sono molto, molto, molto. Sì, esatto, tipo Follia in Innistrad, i veicoli Esatto, in in Kaladesh, Kaladesh, Stremari in Monket, Amokhet, anche in in Balsamare. Balsamare. Cioè, nel senso, non sono messe lì a casaccio, ecco. Sì, cioè, ho visto che c'era la guida, però non ho guardato tutto bene, che è la guida che c'è nel bundle, però in italiano, questa cosa è Esatto. bellissima. Però non la stampano. Però se hanno un PDF,
magari Ma il vuol dire prodotto, che... perché dovrebbero cambiare magari dove impacchettano i quello prodotti sicuro. e quindi costa di più. Però già averla in PDF comunque vuol dire che, cioè, pian Ma anche piano. solo stamparla per stamparla in negozi e esporla. Hanno Sì. spiegato il perché del ritorno di ciclo. No, hanno detto che non ha flavor il ciclo. Hanno solo detto che è una meccanica di ritorno e che hanno deciso che doveva Tornare. tornare senza un vero e proprio motivo dal punto di Cioè, vista della storia. allora, potrebbe avere. Sta iniziando, se mi interessa, così io mangio di più in questi giorni, che fortuna. Comunque, l'idea comunque di ciclo in realtà ci sta perfettamente in Amonkhet, Cioè ci perché sta con con imbalsamare, no, con il ma non fatto di... solo dal punto di vista del gioco in sé, ma anche perché pensiamo a tutte quelle creature, tutte quei guerrieri che perdono. Cosa succede? Vengono scartati. Quindi l'idea comunque di ciclare, l'idea di scartare, l'idea di buttare via è molto, cioè ci sta, anche se ciclo è una meccanica che aiuta più che buttare direttamente, però tu prendi una carta e la butti al cimitero, cioè senza un altro utilizzo. Ok, si peschi e fai altro, però la butti direttamente al cimitero. Quindi è più, penso sia proprio l'idea che l'hanno ripresa e dicono, beh, ci sta anche bene esteticamente, perché tutto ciò che non può essere usato viene buttato via, cioè tutto ciò che non è degno viene buttato via. La carta che cicli spesso è una carta che non è degna di essere giocata in quel momento. Cioè un vaccone 9-9 di terzo turno non lo giochi, lo cicli. Tipo il coso dei Esatto. Il Wurm. vormone. Il Ok. vormone. Oltre che. Cosa? No, niente, Hanno abbiamo una notifica sulla iscritti. pagina. No, Ci hanno iscritto. iscritti no, iscritti sì. Cioè, alla fine anche queste cosucce ci stanno. Uno può dire, oh, vabbè, ma è solo ciclo che si dice. Un posto da controllare. Perché ci scri... Ma scriveteci dei messaggi, non scriveteci dei post sulla home, Anche che tanto non perché. si vedono, li vediamo solo noi. E quindi poi non so, potrebbero tornare, visto che potrebbero Cosa avete? esserci dei Il tribali. box opening dei vostri... Mazzo S per ciclare. Ciao, cerco illustratori, disegnatori, fumettisti per un'idea per un anime in tema MTG. E gli mandiamo il... Non, beh, prima se lo sento, gli mando lo screenshot. Sempre postato oggi sulla pagina con il foggio dei draghetti e fede dei devoti. Ci sono due cosucce, niente male, ho già chiesto info a mamma Wizzy. Se mi sapete. E, no, il mazzo con il foggio dei draghetti l'ho già visto in T2. Però adesso... Oh, io penso che mi rimonterò Marvel. Ci sono due gadget. Li voglio subito. No, cos'è che volete? I gatti? Io volevo il No, il serpopardo, io serpopardo, volevo il di peluche peluche. a serpopardo. Cioè, al posto cioè, più o meno come il portadadi di Gremlin, voglio È il lento. serpopardo. No, non lo so, è lento il serpopardo. Ah, o è il rifugio dei Il rifugio draghetti. dei traghetti, il Non lo serpopardo è so. bello. Fede dei devoti, non mi ricordo qual è. Googla, hai Google. internet? Marvel con Approach of the Second Sun. Quello non lo so. Io l'ho montato e funziona. Io l'ho visto una lista Bant, ma classica, con gli Ulamog. Mentre per il Second Sun avevo visto una cosa che... C'è un antistress a forma di piramide con sopra scritto Magic, un sacchetto portadadi con logo di Amonkhet. Ma perché non li vedo? Beh, è Forse un sono. video, Ah, eh. ok, allora è il video È quello che la Lega abbiamo. Nerd, mi sa. Ok. Ho visto anche delle altre liste col Second Sun. Però non so Ma se... perché? Che casino. Ci proverò, vedrò. Intanto l'ho visto, perché di solito adesso ho deciso che monto un mazzo da lista, un mazzo mio.
E il mazzo mio, che è quello che mi sto portando dietro da Ok, Ether con l'individuo Revolt. là dietro la mano. Io Là no. dietro, sì, sono carinissimi, li voglio, basta. Il mazzo che mi sto portando dietro da Ether Revolt è un bianco-nero aristocrazza, tra virgolette. L'antistress è dorato. Sì, allora, L'antistress è Sindra, dorato. dorato. Allora, adesso. Fede Devoto, incantesimo, 3 mana nero che dice ogni volta. Ah, sì. Ok, l'avevo giocato in draft e ci avevo vinto un paio di partite. Soprattutto con l'incantesimo che ti fa ciclare a zero. No, comunque adesso ho un bianco-nero aristocrat, tra virgolette, che devo aggiornare, che non ho tempo mai. E poi mi devo montare il Bant Marvel. Che quello invece ho visto la lista e mi sembra abbastanza carino, soprattutto perché gioca le sono Simpatico come belle. sempre. Adesso fare il mazzo mill. No, non riesco a Niente farlo. mill. No, no, Oh, no, no, in triste. competitivo non ci riesci. Non ci riesci a farlo. Dai, apri E il tuo poi pacco. vedrò se buildare qualche altra cosina da lista, ma per ora non ho visto nient'altro che mi ispiri. Cioè non c'è neanche per ora, giustamente, non c'è quasi niente di nuovo. E poi volevo provare in realtà un'altra build mia che era tipo o mono verde o verde rosso Ok, questo è stomp. il. Ah, oh Ok, my god. sì, vogliamo la. No, aspetti, altro qualche bomba milf per milfarci tutti, magari con Hour of Devastation arriva. Ma non c'è niente nel resto, cioè o fanno un blocco dove c'è Milf come archetipo, Mil come archetipo, altrimenti è difficile riuscire a fare una cosa decente. E poi devono fare le nebbie, altrimenti non va bene. Sì, senza nebbia è vero il mazzo Il mill, Turbo dai. Fog non funziona, non è, sarebbe Turbo Mil. E Ok, basta, e basta. direi che ci salutiamo qua. Sì, anche Sono perché 10 e abbiamo mezza. trovato il grosso, l'antistress dorato che Esatto, voglio. adesso andiamo a prenderlo. Qualcosa per millare è uscito, sì, ma poco, poco, poco. Non c'è, non ci sono basi solide. E quello che milla, milla poco. Quindi, direi che andiamo. Vi ringraziamo per averci seguito. E vi auguriamo di poter funzionare con una connettata di Innistrad e Luna. Vediamo, Ma vediamo. non c'è. Forse la mitica, quella che quando fa danno milla e Sì. ritorna in mano. Però così così. Quindi Ok. vi salutiamo. Ci vediamo la prossima settimana. Sì. E sperando ci siano nuove informazioni o Sì, altro altrimenti troviamo da qualcosa, portarvi. troviamo qualche argomento simpatico. Sì. Basta. E basta. Grazie ancora e ciao ciao. Ciao ciao.